Buonasera agli amici di TRG, siamo qui con gli ospiti per l'ultima puntata, la puntata conclusiva della serie di trasmissioni che TRG ha dedicato in esclusiva per la prima volta alla Festa d'autunno Palio di Valfabrica in questa quarantesima edizione del 2014. È un evento che ha fatto registrare sicuramente in quest'anno un incremento, un picco molto elevato di pubblico, di presenze per dieci giorni di manifestazione organizzati dall'ente Festa d'autunno. Sono presenti qui con noi in studio varie persone, vari personaggi, avremo modo di poterli conoscere durante questa nostra trasmissione, a partire dal sindaco di Valfabbrica Ottavio Anastasi, benvenuto, l'assessore alla cultura Werner Grasselli, il vicepresidente dell'ente Festa d'Autunno Mauro Bacoccoli, il segretario dell'ente Riccardo Turco e poi il responsabile del campo di giostra Andrea Sau. Abbiamo anche tutti i vari rionali e coloro che comunque hanno un ruolo importante all'interno della festa, in modo particolare della giostra e che andremo a sentire successivamente. Partiamo con il primo cittadino di Valfabrica, con il sindaco Anastasi. Eh, chiediamo qual è il ruolo dell'amministrazione comunale all'interno di una manifestazione di questo genere che ormai vanta 40 candeline. Sì, buonasera. Intanto grazie Sofia, grazie a TRG per aver coperto quest'anno la festa d'autunno, è stata una prima novità di questa festa. Il ruolo dell'amministrazione purtroppo è sempre quello un po' difficile perché deve fare i conti con ristrettezze economiche e con dover realizzare purtroppo tante cose che spesso magari con involontariato non si riesce a realizzare. Però io penso che il plauso vada lente a tutti i rioni perché hanno collaborato e hanno fatto la parte più grande, hanno fatto molto di più di quello che ha fatto l'amministrazione comunale. Noi purtroppo siamo costretti in un momento di difficoltà economica e di crisi, e tra l'altro abbiamo avuto anche delle condizioni climatiche avverse che ci hanno visto impegnati su altri fronti, sulle strade che sono tuttora difficili da percorrere, in particolare le comunali, però da parte nostra cerchiamo sempre di fare il possibile. Ringraziamento mio, approfitto. Di, questa, di te e della vostra trasmissione per ringraziare tutti i tre rioni e ringraziare l'Enter festa da per il grande sforzo organizzativo che hanno fatto, che hanno fatto rivivere a Valfabrica dieci giorni di magia, dieci giorni di festa bellissimi e importanti, anche se poi al palio c'è stata qualche piccola contestazione, ma questo sta nel gioco, sta nel, nel, nel gioco dei ruoli e nelle, e nelle cose. Ovviamente tutti i rioni giocano per vincere e ovviamente purtroppo soltanto uno vince. Potremmo pensare, sindaco, per esempio di regalare alla festa d'autunno un partero, comunque uno spazio più ampio rispetto ad una strada che viene assolutamente abbellita durante le rivocazioni storiche, ma che ovviamente sempre strada di transito rimane. Quindi potrebbe esserci un'idea di regalare qualcosa a questo ente? Su questo sinceramente abbiamo visto, realizzato qualche idea, però sinceramente penso che se riusciremo, noi siamo anche a fine legislatura, vedremo di mettere in moto la cosa principale che sono le sedi per i rioni. Pertanto se riusciamo a vendere un immobile comunale di, tenteremo la carta di... Eh, dare una sede stabile ai rioni per dar sì che abbiano diciamo, una sede, un luogo fisico dove aggregarsi, perché i ragazzi che lavorano due o tre mesi per la festa è giusto che abbiano un punto di ritrovo e di aggregazione. Per quanto riguarda uno spazio come la strada, sinceramente momentaneamente non ce l'abbiamo non abbiamo neanche le risorse per realizzarlo, sarei eh, direi un'inesattezza una, un se dicessi che abbiamo, magari... se riusciremmo a lasciare le, le sedi rionali già avremmo fatto una grande opera. Assolutamente, ringraziamo il Sindaco Anastasi e vorrei parlare con l'assessore alla cultura Verter eh, Grasselli. Eh, ricordiamo che Valfabbrica ha un ruolo principale nel passaggio da eh, Assisi eh, con il sentiero francescano che porta proprio qui alla città di Gubbio. Quindi quale ricaduta può avere in termini proprio di presenze e anche di economia? Eh, devo dire tanto buonasera a tutti, eh, grazie per l'invito. Eh, devo dire che eh, mh, oltre all'assessorato alla cultura come dicevi Sofia io ho anche l'assessorato al turismo e credo che eh, per noi la festa d'autunno sia l'evento top sul territorio, bisogna secondo me puntare molto su questo su quest evento e ovviamente è collegato a un collegamento se si vuole comunque pensare perché comunque abbiamo il sentiero francescano e eh, siamo il fulcro del sentiero francescano tra Sisi e Gubbio. Quindi l'aumento esponenziale comunque delle presenze e dando risposte ovviamente anche al turismo chiamato povero, ma io credo che povero è una parola insomma inappropriata, in questo periodo dove la festa d'autunno è diciamo è il, essendo l'evento top, può dare un valore aggiunto, quindi noi puntiamo molto a questo. Come diceva prima il sindaco... Eh, ribadisco che stiamo adesso cercando di fare uno sforzo eh, sul discorso delle sedi rionali. Io credo che sia importante perché si parla di aggregazione innanzitutto, quindi eh, le piccole comunità come ce ne abbiamo anche a Confine, comunque Gualdo, quindi la festa de, delle porte, io credo che è importante, fondamentale per poter sostenere e continuare a credere in un progetto. Eh, noi faremo uno sforzo massimo e, e cerchiamo di, 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 di raggiungere l'obiettivo anche se come... Diceva il sindaco: Abbiamo pochissimo tempo, ma cercheremo di fare il massimo. Di investirlo produttivamente. Assolutamente sì. Vorrei parlare con il vicepresidente dell'ente Festa d'Autunno, eh, Mauro Bacoccoli, al quale eh, vorrei chiedere quali strategie di marketing, visto l'aumento esponenziale di persone che ci è stato fatto, magari ricordare un po' quelli che sono stati gli sforzi fatti proprio per attirare maggiore gente possibile in questo bellissimo borgo che poi abbiamo visto anche nelle precedenti puntate di TRG che sono andate in onda tutti i mercoledì, naturalmente del passato proprio per portare gente. Come avete fatto? Sì, buonasera innanzitutto a nome dell'ente Festa e grazie per l'invito. Eh, sin dall'inizio Sofia come sai ci siamo trovati eh, in tante riunioni eh, a dover decidere, a dover quantomeno recuperare l'eredità che ci aveva lasciato il vecchio ente, eh, farne tesoro e mh, lo scopo comune che eh, ci ha coesi sin dall'inizio era quello di far crescere la festa, di fare qualcosa in più per far conoscere sì, fest, sì la festa d'autunno sì Valfabbrica, il sentiero francescano e quant'altro quindi abbiamo cominciato ad intavolare una serie di idee, di prospettive di progetti che potevano essere realizzati per raggiungere questo scopo a partire dalla pubblicità, a partire dall'abbellimento del centro storico abbiamo montato eh, le bandiere dei rioni su tutto il perimetro della festa. E questo precedentemente non era stato fatto, no? comunque stato magari fatto. In più a macchia di leopardo. Esattamente non era stato fatto in maniera così centellinata diciamo, e quindi ci siamo adoperati sin dall'inizio per renderla più conosciuta ma anche più bella se, se mi permetti vorrei raccontarti un piccolo episodio che è successo l'ultima sera eh, come sai noi dell'ente ci siamo adoperati eh, con noi chiaramente rioni a, a fare tutto quello che c'era da fare quindi a portare a tavola a tagliare il pane in cucina ad accogliere i turisti a, a spiegare come funzionava la festa e quant'altro la sera intorno a mezzanotte forse ci siamo trovati seduti su un tavolo l'ultima sera stanchi completamente eh, Stavamo mangiando un pezzo di pane e stavamo dicendo, mamma mia, quanto sono stanco, quanto sono stanco. Poi abbiamo visto il pedicino, abbiamo visto che a mezzanotte ancora i tavoli erano pieni di gente, ci siamo stretti e abbiamo detto però ci siamo riusciti, eh, ne è valso la pena e questo è stato sicuramente il momento che ha coronato gli sforzi e ha annullato sicuramente tutta la fatica che avevamo addosso e che abbiamo tuttora. Era stato fatto probabilmente il regalo più bello che vi, siete, che vi siete fatti. Con Riccardo Turco facciamo qualche... tu sei il segretario tesoriere, quindi anche di mestiere, insomma hai a che fare con, con i numeri. Diamo qualche numero allora, facciamo qualche numero magari se è già possibile farlo di bilancio eh, in percentuale, incremento di gente, quanta, quali sono state magari le serate che hanno tirato di più, diciamo così, che hanno eh, tirato la volata verso questo eh, miglioramento appunto della festa d'autunno. Assolutamente, buonasera a tutti. Eh, allora, chiaramente è ancora presto per fare dei bilanci, però mh, qualche numero di massima mh, già lo abbiamo, eh, perché come diceva in questo momento il nostro vicepresidente, eh, le, le manovre che sono state fatte per attrarre persone sia a livello pubblicitario sia a livello proprio eh, di spettacolo all'interno della manifestazione hanno pagato. Eh, parlando proprio di numeri spicci, sappiamo già per certo che gli incassi dei, delle tre serate dei cortei storici eh, sono cresciuti del 18%. Questo lo posso dire già per certo. Non ho ancora i numeri definitivi di tutta la parte diciamo gastronomica, eh, so invece già anche lì che c'è stata una crescita anche negli incassi di quanto riguarda la la parte relativa alla, alla giostra, cavalleresca. Anche perché anche ricordiamo sono... che c'erano, vero Riccardo, 300 posti in più e ci sembra che il campo era oggettivamente tutto pieno, quindi gli spalti, Un'altra cosa bremiti. che abbiamo fatto è stata proprio quella di, di, di migliorare notevolmente la, la struttura campo, eh, sia dal punto di vista dell'accoglienza delle persone, ma anche dal punto di vista proprio del, dell'abbellimento e abbiamo ricevuto eh, domenica pomeriggio i complimenti del, del signor Caputosti, che è il presidente della Federazione Giochi Storici, quindi comunque un bel riconoscimento anche da parte sua eh, al, al, nostro, al nostro lavoro. Eh, sono abbastanza convinto di poter dire che, che, che i, i numeri sono andati bene, i numeri sono andati bene, sicuramente gli investimenti fatti si faranno sentire nei bilanci, però era una quarantesima edizione, era necessario e fondamentale onorarla per il suo numero e la cosa credo che, che, che più ci ha lasciato eh, orgogliosi di quello che abbiamo fatto è stato proprio il popolo valfabbrichese non è passato giorno neanche stamattina eh, che io, io non ho chiaramente mh, sia, sia a livello personale ma anche come ente ricevuto complimenti per, per quello che abbiamo regalato quest'anno alle persone mi hanno detto che erano anni che non si vedevano le piazze piene tutte le sere e quindi cre credo che a livello quantomeno di, di, di manifestazione ci sia stato un ottimo risultato. Quindi teoricamente questo percorso lente dura due anni, sì. e dovrebbe no, essere continuato anche nel prossimo anno, magari con aggiustamenti e perché no qualche sorpresa ancora. Vi siete regalati una madrina, ci cioè avete regalato una madrina Martina Pinto. Sì e credo sia rimasta anche soddisfatta lei stessa della, Assoluta, della manifestazione. Assolutamente sì, è rimasta molto molto soddisfatta, è stata accolta e coinvolta nella manifestazione eh, da tante persone che l'hanno trovata comunque per quello che è, cioè una persona eh, splendida, semplicissima. Eh, in modo particolare, insomma, uno dei tre, dei tre rioni l'ha veramente trattata da, da regina, quale quindi, lei era, certo. Quindi, quindi lei è rimasta veramente. perché lei comunque è, ha, ha un modo di essere molto paesano, non è una persona metropolitana e, e poi trovarsi... ricordiamo, no Riccardo, che questa attrice è comunque legata alla terra d'Umbria, avendo vissuto una parte della sua infanzia ad Assisi, quindi. Sì, fino purtroppo al tragico 97, quindi causa terremoto ha dovuto lasciare le nostre terre a cui è rimasta. Avremmo potuto avere un'altra un attrice ancora in più a... sì. nel nostro palmarès. Esatto. La festa d'autunno non è soltanto naturalmente quello che abbiamo detto fino adesso, quindi un'organizzazione e quant'altro, ma si compone di due grandi momenti. Una parte che riguarda le rivocazioni storico-medievali e poi la parte più succulenta, potremmo dire, quella che accende maggiormente gli animi, è quella che riguarda la Giostra d'Italia, comunque il Palio di Valfabbrica. E vorrei parlare con eh, Davide Bazucchi caporione dell'osteria che ha vinto tantissimo per quello che riguarda le giurie negli anni passati, per quello che concerne appunto i giudizi dei giudici che hanno sempre ritenuto la vostra rivocazione particolarmente apprezzata sotto tutti i profili. Quest'anno invece c'è stato un trattamento diverso. Vuoi spiegarci un po' che tipo di eh, lavoro hanno fatto i giudici coinvolti quest'anno? Sì, buonasera a tutti. Mi fa piacere, Sofia, che sottolinei appunto questo fatto perché il eh, Rionosteria. Negli ultimi anni ha investito molto sull'aspetto eh, delle sfilate e quindi ci fa piacere eh, sentire queste, eh, questi tuoi complimenti. E, mh, per quest'anno la giuria eh, non ha decretato un vincitore tra le tre rappresentazioni medievali, ma ha eh, fornito eh, un giudizio eh, diciamo a 360 gradi per ogni singolo rione dal quale... Eh, appunto ognuno può trarre ehm, spunti per migliorare nel futuro quindi comunque ehm, voglio rimarcare l'importanza di questa, di questa cosa perché è comunque uno stimolo per eh, i rioni a fare sempre più ricerche a migliorarsi a, eh, comunque, Quindi ehm... oggettivamente da quando è stata istituita la giuria si è visto un cambio effettivo, un miglioramento nelle rivocazioni storiche? Dal mio punto di vista sì, magari è stato un, un incentivo in più, non che prima non, eh, non ci fosse, questo assolutamente, perché comunque la storia del, eh, dei 40 anni di, di Valfabrica racconta anche prima dell'istituzione delle giurie eh, di eh, persone competenti che hanno eh, portato eh, delle, eh, delle, delle competenze nelle revocazioni eh, storiche. Sicuramente quando c'è una giuria che ti giudica, magari ti dà dei consigli eh, e sai che sei sottoposto comunque alla Inizio. lente d'ingrandimento, eh, magari fai una ricerca più, più oculata, più eh, approfondita insomma, della, del tutto. Vorrei parlare velocemente con Andrea Sau, quindi ritorniamo comunque al discorso campo di giostra perché ci stiamo avvicinando poi alla parte più importante. Dicevamo prima con Riccardo Turco, con il vostro segretario, che comunque c'è stato un incremento eh, di gente al campo di giostra con varie migliorie. Quindi credo che dal tuo punto di vista il lavoro abbia funzionato. Ce lo puoi confermare? Sì, buonasera a tutti. Eh, sì, lo confermo e sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Certo, ci sarà qualcosa da rivedere, comunque, perché qualche problemino c'è stato a livello di logistica e più che altro di regolamenti. Però oltre a questo credo che la manifestazione sia svolta nel migliore dei modi e sia conclusa abbastanza bene. Perfetto, una manifestazione che si è conclusa e che ha fatto vincere chiaramente uno dei tre rioni, purtroppo due perdono e uno vince. E allora vorrei parlare con Riccardo Santioni. Eh, per tre volte questo giovane cavaliere faentino Gioele Bartolucci vi ha regalato il palio e in questa occasione è riuscito a portarselo a casa. Eh, emozioni abbastanza forti, immagino, nell'ultima gara soprattutto, eh, perché ricordiamo che la Badia è stata sempre tallonata dall'Osteria, quindi un'Osteria che si è imposta nelle prime sempre nelle, nelle due gare degli anelli, nella gara del Saracino e poi nello scontro finale è successo quello che è successo. Eh, come, come sta andando, quali sono gli animi e gli umori? Raccontaci un po'. Sì, buonasera a tutti. E naturalmente i nostri umori, i nostri animi sono sicuramente al settimo cielo. Siamo felicissimi de, del risultato, ovviamente. Come hai detto tu, Gioele, in quattro uscite a Valfabrica ha vinto tre volte, quindi dobbiamo assolutamente ringraziarlo perché, comunque, sia. Eh, grazie a lui, grazie alla scuderia, grazie a Rione Rosso di Faenza dove noi comunque ci appoggiamo in maniera continuativa nel tempo riusciamo ad essere sempre competitivi, sempre efficienti e arrivare comunque il giorno della gara pronti per, per poter vincere insomma. quindi poi può andare bene, può andare male quest'anno è andata bene, siamo contenti siete contenti certo. vorrei parlare, se magari gentilmente Riccardo ce la fai a portare il microfono dietro te con Massimo Gubbiotti del eh, Rione Pedicino. Voi avete, diciamo così, affittato, usato, passami il termine, un cavaliere che è appartenuto per tantissimi anni proprio alla Badia Willer Giacomoni, anche lui di, di Faenza. E quest'anno però, eh, nonostante avevate anche un cavallo di proprietà, eh, non è andata, insomma, nel migliore dei modi, vi siete sempre piazzati terzi in tutte e due le tornate della Corsa degli Anelli e nelle due le tornate del, eh, del Saracino. Cos'è che non ha funzionato? Innanzitutto buonasera e grazie per l'incombenza che mi hai passato. Eh, io colgo l'occasione prima di tutto per fare i complimenti ai vincitori, quindi a Rione Badia per l'ennesimo palio che hanno conquistato e anche ai vinti, quindi a Rione Osteria, se non per il merito di aver riportato a Valfabbrica un cavaliere di grande spessore quale Massimo Gubbini che è sempre un piacere vederlo cavalcare. Per quanto riguarda il Rione Pedicino credo Tornando alla tua domanda, che cosa non ha funzionato? Nulla, nel senso che abbiamo sbagliato tutto. Eh. Abbiamo sbagliato perché non, non credo sia giusto addossare la colpa solamente a chi eh. si è adoperato, cioè al cavaliere che ci mette la faccia e ci mette tutto quello che ha. Ma credo che proprio tutto il Rione e tutto lo staff abbia sbagliato qualcosa. Eh. Era anni che non facevamo una magra figura sbagliando anelli sbagliando il saracino perdendo la lancia e con un cavaliere che ricordiamo se non erro è 40 vittorie giusto sì, esatto, in italia 40 vittorie, al suo attivo e la cosa strana è che in 12 presenze a valfabbrica eh, di cui conta 8 vittorie quest'anno è la prima volta che sbaglia un anello è la prima volta che perde la lancia quindi diciamo ne abbiamo combinato un po' di tutti i colori e l'unica nota positiva e su questo Francesco concorderà con me credo che sia la prestazione del cavallo della nostra rosa di corte, o meglio, Rosina, che si è comportata in maniera egregia e degna e abbiamo visto un miglioramento tra l'anno scorso e quest'anno, pur essendo un cavallo di soli di 5 anni. Quindi, però sicuramente quello che possiamo dire è che già ci stiamo adoperando per il prossimo anno. E vorremmo tornare a fare quello che negli ultimi anni ci è riuscito abbastanza bene, e cioè vincere. Vorrei parlare dunque, proprio per di questo con Francesco Pompili, sempre del Pedicino, per poi andare all'osteria che vedo. Eh, particolarmente presa dalla, dalla nostra conversazione. Eh, se Giacomoni sbaglia, Giacomoni si cambia? Buonasera, Beh, questa è terribile, una domanda terribile. Siamo qui per questo. Allora, noi del Pedicino siamo sempre stati un, un rione che ha sempre cambiato molto poco. Ricordo che abbiamo corso 11 anni con Gianluca Fabri. Tre anni con Alfiero Capiani, tantissimi anni con Gino Pagliacci. Insomma, noi diamo molta fiducia, crediamo molto nel rapporto d'amicizia di quello che si crea una sinergia molto forte tra Rione e Cavaliere. Willer è un grande e lo dicono i suoi numeri, e non deve più dimostrare niente a nessuno, perché 40 vittorie. Credo che sia il quarto Cavaliere in Italia di numero di Pali perché prima Franco Ricci. Mario Giacomoni, suo padre, suo padre. Suo padre Gianni Vignoli e Willer Giacomoni. Questa è la classifica italiana dei pagli, di, di, della quantità di pali vinti in carriera. Quindi sostanzialmente sareste per tenerlo ancora, per dare fiducia a questo ragazzo. Willer oltre, oltre che essere un, un, un grande, perché è riconosciuto in tutta Italia, ho soprattutto è anche un amico in, in, dove in quest'anno è, è venuto fuori proprio un rapporto molto molto intenso e molto molto bello. Poi noi parleremo con Willer in maniera molto serena, perché anche lui, a 40 anni, non è meno giovane, ma non è neanche al fior fior della gioventù. È un Quindi, diversamente giovane, ecco, diciamo così. Ecco. Diciamo che magari ci dirà: Guardate ragazzi, me la sento ancora, non me la sento, ma in maniera molto rilassata, e decideremo insieme quello che sarà il futuro del Cavaliere. Ben Avete venga, già qualche will... idea, magari? di... Se Willer dirà di sì. Allora, la prima idea è sempre come al solito: Willer, certo. pri... prima viene il rapporto, viene la stima, viene il rispetto, vengono tante cose prima nel Rione Pedicino. Eh, poi, ovviamente, tanto le vittorie, ovviamente. Eh, di idee già ce ne sono, volendo, se Willer dirà eh, che magari la giostra arriva al oramai per lui è è Diventata un'esperienza fatta. Un fatta. Certo. Delle idee ci sono e potremmo anche scombinare tanti animi in, nelle nostre scelte. Quindi e maga mercato... e magari far fare tanto digiuno alla Badia. Ecco, il mercato La butto là del, così. del pedicino. Ai, 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 il mercato del pedicino è aperto, calcisticamente parlando. <ride> si chiude il calcio. E proprio con Elvis Brunetti, che lo vedo particolarmente. Attivo, particolarmente attento. Beh, voi siete gli eterni secondi. La Lerione Osteria, purtroppo avete ripreso un grande campione, come giustamente diceva prima il Rione Pedicino in Massimo Cubini da Foligno. Se non erro, vi ha fatto vincere l'ultimo palio nel 2007. E secondo, sempre secondo, sempre secondo, sempre tallonato. Poi nello scontro finale noi abbiamo buonasera a tutti, grazie dell'invito. Noi abbiamo questa difficoltà da un po' di anni. Eh, sempre con cavalieri di spessore che ci portano in finale e diciamo non riusciamo mai a mettere il bastone tra le ruote ai faentini, diciamo. Perché c'è Rione... questa, questa perdonami Elvis così poi ci, magari sì. ci può aiutare un po' a capire. Eh, due rioni um, utilizzano, diciamo così, si appoggiano a due cavalieri faentini. Eh, voi prediligete più che altro il rapporto con Foligno. Ecco, vogliamo magari spiegare un po' le differenze velocemente tra Faenza e Foligno. Magari Va. per chi non lo sapesse, qual è questa, il motivo che vi porta a fare questa scelta? Allora, è una scelta diciamo, mh, tecnica, eh, dal qua, diciamo che i Faentini sono proprio specializzati nello sconto frontale, diciamo che poi nel nostro, nel nostro palio, nella nostra giostra, è il, il gioco diciamo, che eh, fa vincere, diciamo, che fa assegnare il palio e manda la vittoria. Eh, noi abbiamo puntato sempre su un Folignate perché è un livello tecnico molto, molto, molto elevato. Eh, ci è sempre mancata eh, quel finale, quel pizzico di finale. Quest'anno abbiamo pensato di colmarlo con uno staff adeguato di Faenza e devo dire la verità che quest'anno l'abbiamo fatta di tutti i colori, veramente tanti sacrifici e non pensavamo che la giostra potesse finire in questa situazione perché io penso che in 40 anni di giostra una situazione del genere... Credo che si sia verificata solo nel famoso e nel tanto discusso Palio dell'84, perché altre situazioni non, non, non credo ci si siano state. È stato un peccato perché eh, tanto sacrificio, tanto impegno è stato buttato per degli errori tecnici, per degli errori burocratici, per degli errori applicati, diciamo da, dall'errore umano, anche dovuto dal fatto appunto, che eh, le persone. Lo staff che era con Massimo Gubbini, il nostro cavaliere dell'edizione 2014, era altamente competente e diciamo che eh, se la giocavano con gli avversari di Faenza. Questo ha messo all'estremo il regolamento e ha messo proprio al massimo in difficoltà il giudice. Non gliene faccio una colpa, non credo che l'ha fatto in malafede, è una persona del nostro paese, forse questo sarà sbagliato. Non lo so, era proprio del rione appartenente dell'abadia? In quel momento il cavallo dell'abadia è uscito fuori a due secondi dalla gabbia? Non lo so, però questo è stato discriminante, diciamo, per, la discriminante per, per, per la vittoria. Per la non si sa perché poi si doveva correre ancora, però cambiava sicuramente tutto. Lì Massimo Gubini nei 90 secondi... Era dentro lo stallo, è inutile. Girano dei video, girano dei commenti su Facebook tra amici, tra di noi, cronometro alla mano: 10 secondi, 40, 10 secondi, 60. Purtroppo, 60 decimi, 50 decimi, 30 decimi. Massimo Gubbini era dentro lo stallo, pertanto doveva correre da solo. Oramai è inutile polemizzare, certo. È stato il il palio. palio è stato assegnato, però queste cose non dovrebbero succedere. Questo succede anche perché a Valfabrica a volte abbiamo delle manie di grandezza, vogliamo essere sempre i primi della classe. Il sindaco parlava di fare delle sedi rionali, benissimo, bello, magari. Ci sarebbe anche un'altra situazione che tutti hanno e noi no: un campo fisso, permanente, che forse è più facile delle sedi rionali. Questo permetterebbe diciamo, che certe situazioni non accadano e che il giudice non stia in difficoltà così e che i giochi siano provati prima. Noi quest'anno non siamo riusciti, nonostante lo sforzo del responsabile di campo Sau Andrea, non siamo riusciti da giugno che stavamo facendo il campo, il 20 luglio è passata la commissione, con il Comune non siamo stati in grado di commissionare il campo e fare delle prove libere. Clamo rosso. Anche perché le prove libere voi nel corso degli altri anni le avete sempre fatte. Quindi questo sarebbe il primo anno senza prove libere, giusto? Diciamo Sofia, scusa se mi permetti, gli altri due anni c'ero io, non perché c'ero io. Perché tu che ruolo avevi negli anni passati? Responsabile di campo collente degli anni successivi. E a questo punto credo che sia il caso che risponda velocemente Andrea Sau alla tua domanda e poi Verter Grasselli per quello che concerne, o magari il sindaco Anastasi, per quello che concerne il discorso campo fisso. Sono d'accordo con Elvis, sarebbe una buona cosa. Mm, si risolverebbero tanti problemi, però capisco benissimo che non è così semplice. E le prove libere quest'anno non sono state fatte per quale motivo, Andrea? Le prove libere è un discorso un po' complesso, non è così semplice da affrontare. Eh, In sintesi, bah, magari un eh, discorso di sicurezza probabilmente? Sì, riguarda anche la sicurezza. Anche perché? Per questo non è così semplice da affrontare. Certo, perché... sappiamo che gli adempimenti di legge sono abbastanza sì, importanti per esatto. quello che riguarda. Vanno interpretati bene e si rischia anche di fare delle cavolate Certo. Sindaco Anastasi, credo che lei, tu sia la persona magari più, più idonea per, per rispondere Ma, a questo del discorso campo fisso si, beh, si può fare, sul si può dare sul campo fisso sinceramente forse eh, si potrebbe anche fare però anche qui va trovato lo spazio anche perché noi abbiamo lo spazio è soltanto quello è del campo che viene utilizzato anche per, per la WISP per altri settori c'è una mezza idea con una donazione di un terreno per realizzare un campo fisso però parliamo sempre di eh, progetti eh, da realizzare su, a lungo termine, termine nell'immediato, non è magari un progetto come potrebbero essere le sedi rionali, nel quale abbiamo già un progetto che certo. Però, ecco, Però, magari ecco. credo che sia sentito anche dagli altri rionali il fatto, no? immagino, di voler avere un campo, un campo Sicuramente fisso. Sicuramente sì, perché il campo fisso risolverebbe tanti problemi perché potrebbero avere la possibilità di, eh, di provare e di realizzare anche poi un discorso anche diverso, essendo fruibile lungo il sentiero francescano tutto l'anno per fare utilizzare anche ai nostri giovani, far sì che nasca anche un vivaio di giovani fantini e, che da poter attingere magari per i pali futuri, non andare sempre a Faenza, a Foligno ma che anche loro vengano magari a Valfabbrica a prendere certo. qualche risorsa del territorio. Anche perché all'inizio, come ci dicevano anche i ragazzi del Pedicino, era proprio così, quindi si correva con cavalieri del posto. E quando è iniziata, 40 anni fa, eh, i fantini erano del posto, i cavalli erano cavalli del posto, chiaramente poi l'evoluzione ha portato in un certo senso dei a prendere dei professionisti sempre più specializzati. Però, sinceramente, avere il cavallo e il fantino del posto secondo me sarebbe una cosa molto più eh, sentita forse certo. dalla popolazione. Sicuramente non avremmo i professionisti perché... Questi sono tutte gente che ha vinto tantissimi pali. È il meglio che si trova forse sul, sul mercato italiano. Allora, proviamo, sindaco, a lasciarci così chiudiamo la nostra puntata dedicata ai vincitori e ai vinti con una promessa, se fosse possibile. Eh, fine del suo mandato, due anni, giusto? No, no, no. no? Sei, ancora... mesi, sei, sei, mesi, mesi? sei mesi? Ce la facciamo a dare le sedi a questi ragazzi? Noi abbiamo fatto un piano economico di Sarebbe una... un bel regalo di Natale. Dovremmo alienare un immobile che il Comune non utilizza più e con queste risorse vorremmo portare a termine, siccome abbiamo già il progetto è stato soltanto accantonato per mancanza di risorse purtroppo il patto di stabilità e le continue risistenze economiche hanno diciamo, fatto venire meno quello che era un progetto prioritario della nostra amministrazione però ecco, forse in fine legislatura riusciamo quantomeno a dare eh, lasciare questa cosa magari per i rioni e far sì che abbiano una sede dove poter mai ritrovarsi poi lo step successivo chi arriverà dopo farà anche magari il campo allora il sindaco Anastasi e l'assessore Grasselli ci promettono vi promettono una, una sede per uno eh, diamo velocemente la parola al eh, caporione dell'osteria poi chiudiamo con Francesco Pompidi del Pedicino e ci salutiamo ci diamo naturalmente appuntamento al prossimo anno prego Davide sì. Eh, io sono l'unico Caporione questa sera presente eh, qui in trasmissione, però eh, non è una cosa eh, preventivata ma mi è venuta in mente ora e credo che gli altri Caporioni eh, si possano eh, accodare a quello che sto dicendo, eh, ovvero che eh, voglio fare mh, complimenti sinceri a questo ente insomma, per eh, la, la manifestazione che è stata organizzata. Noi Rioni abbiamo fatto di tutto insomma, per adempiere a tutti e tanti diciamo, impegni che la nostra manifestazione ci impone, quindi ecco, siamo felici di aver partecipato alla, a questa manifestazione, di essere stata una parte diciamo, fondamentale allo stesso modo dell'ente per appunto la, la riuscita della, della, della festa. Resterà in sella al Rione Osteria come sua guida e suo capo spirituale, <ride> diciamo così? Sì. La domanda di riserva. Sarai tu eh. il prossimo capo Rione? Sei, resti tu o pensi di lasciare? Insomma. Allora, io Sono diciamo, variati anni ormai che sei alla guida. Questo qui è il sesto rossomere. anno, in realtà il, il mandato del, de, del nostro Rione dura quattro anni. Eh, dopodiché non è stata fatta nessuna votazione perché siamo andati avanti in, eh, così per fiducia diciamo, dei, dei rionali. Eh, ora ecco, eh, diciamo, sono, siamo troppo a caldo a due giorni dalla, dalla chiusura della manifestazione, eh, mi prenderò del tempo per, eh, per pensare perché comunque non è semplice tenere in mano un rione, quindi tutti gli aspetti per, eh, per tutti gli anni e soprattutto per sei anni di seguito. Quindi adesso vediamo un attimo, e facciamo calmare un po', un po' le acque, perché come abbiamo sentito anche da, dal mio corionale Elvis, eh, diciamo c'è ancora un po' di malumore, siamo è, normale. Usciti, sì, eh, è normale che ci sia. Eh, voglio, mi, acc mi accodo anche alla, eh, ai complimenti di Massimo Gubbiotti che ha fatto a Rione Badia, perché comunque vincere il Palio eh, non è facile, quindi mi, mi complimento con, eh, con loro. Eh, Magari un po' denti stretti. Ad Antristretti sicuramente, rimane la mare in bocca perché comunque abbiamo fatto, secondo me, a livello di rionosteria di campo quest'anno un passo eh, in avanti colmando il gap eh, che abbiamo avuto in questi ultimi anni con eh, il discorso eh, dell'ultimo gioco del, delle gabbie, quindi avvalendoci di eh, uno staff competente di Faenza. Vi eh, affiderete ancora Massimo Gubbini? Questa è la vostra idea penso, per il futuro? penso di sì, mi posso, mi posso sbilanciare anche perché il nostro progetto è... Eh, diciamo più, più a lungo termine esatto del, eh, del singolo anno. Noi, a differenza del Pedicino, abbiamo cambiato purtroppo molto in questi anni per anche eh, ragioni non legate proprio a decisioni rionali. E quindi, ecco, ora che abbiamo trovato una, una stabilità, credo che sia eh, doveroso continuare insomma. a proseguirla. Eh, velocemente con Francesco Bombini e poi vorrei chiudere con il Rione Badia che eh, l'abbiamo tenuto un po' da una parte, ma sono loro i vincitori e onore al merito a chi ha fatto comunque ha portato a casa questo splendido drappo. Allora Sofia, solo una puntualizzazione riguardante la giostra. Io più o meno sono dieci anni che sono maestro d'armi del pedicino e inserviente per altri cinque, quindi sono 15 anni che vivo il campo di giostra, da dentro il campo di giostra. E sì è vero portare il regolamento all'estremo, perché mi sembra che sta passando il concetto che c'è un po' di incompetenza al campo dei giochi, o che il regolamento è stato messo all'estremo in modo tale che il giudice andasse in difficoltà. Per quanto mi riguarda i miei 15 anni di campo, dico che il giudice, è vero, se viene forzato il regolamento, chi forza il regolamento lo deve anche conoscere, perché il giudice ha sbagliato veramente poco. Bene, quindi una, una, un punto di vista completamente opposto rispetto a quello dell'osteria. Dell eh, volevo chiudere con Riccardo, comunque con quel, anche con Benedetto Vagni, insomma eh, passatevi velocemente la palla tra di voi se volete ringraziare qualcuno e andiamo a chiudere naturalmente con voi che siete i vincitori. Ma volevo... Ringraziare diciamo, i componenti degli altri rioni per i complimenti fatti per la vittoria. Oggi siete e... stati molto bravi. Eh? Sì, Devo sì. dire che vi <ride> siete comportati benissimo. Zumba, dagli sì, animi sì. abbastanza accesi che sì, c'erano. Sì, sì. Giustamente. una Ma Sì, ci sono, gara, ci sono ancora e ci saranno sempre ogni volta che insomma, il giorno dopo, i giorni a seguire. Riscalderà diciamo, però... le vostre serate d'inverno. Diciamo sì, però credo che questo è anche il bello insomma, della, della giostra stessa, perché se non ci fosse questo, insomma, mancherebbe tutto, tutto il resto. e quindi e quindi niente comunque io sono, sono felice sono contento e spero, spero che, che il prossimo anno potremo vincere di nuovo insomma beh certo la prospettiva <ride> <ride> chiaramente c'è benedetto anche tu penso Car che Car puoi Car dirti felice gli altri rioni, io invece volevo ringraziare i nostri regionali tutti quelli che hanno collaborato con noi il cavaliere lo staff per questo risultato che penso sia quale numero siete arrivati di pali? 17. Ah, è un numero abbastanza importante. Qualcuno dice 16, qualcuno dice 17. C'è una discussione per un in palio. In tutte le feste è così, eh, vi posso assicurare. Eh, passiamo velocemente il microfono a Elvis Brunetti e chiudiamo naturalmente con te. Sì, volevo far riferimento a quello che diceva Francesco, che il giudice ha sbagliato poco. Sì, è vero, ha sbagliato molto poco, effettivamente ha sbagliato solo due volte, ma dove non doveva sbagliare. Ma il problema non è che lo dico io, lo dicono i video. Quindi rivedremo sicuramente sono queste immagini. Video, dunque, potremmo, potremmo rivedere le immagini. È così. Sapevo che sarebbe andata così. È così. Certo, certo. Eh, Mauro, velocemente. Volevo... Voglio dire una cosa eh, riguardo a questo inconveniente visto che è stato citato anche il Pali 84, questo ente non ha nessuna intenzione di fare gli errori che sono stati fatti in passato per cui domani sera è stata convocata una riunione straordinaria dell'ente Festa, mm -hmm. il maestro di campo fornirà delle documentazioni e in appoggio il regolamento e mh, usciremo alla fine della riunione con un comunicato ufficiale. Perfetto, quindi avremo modo di poter eh, sapere quello che accadrà successivamente e magari ci farete sapere e lo renderemo noto anche agli amici di TRG Beh, eh, mi auguro che questo, questa puntata e tutta comunque la serie di puntate che TRG ha dedicato alla festa d'autunno vi siano piaciute sono sicura che gli amici di Valfabrica vorranno essere di nuovo con TRG anche nel prossimo anno perché davvero eh, la visibilità della festa è passata possiamo dirlo un pochino se mi permettete anche per eh, TRG non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi e darci naturalmente appuntamento tra un anno. Esatto, buona serata.